Hanno usato tavole sottili rispetto alla stazza della nave, circa 2,5 centimetri di spessore per un vascello di 24 metri. Anche la forma dello scafo è unica nel suo genere. Dalla linea affusolata è aerodinamica, relativamente stretta e con una prora molto alta. Per esperti come Arne Emil Christensen, tutti questi particolari garantivano alla Gokstad un vantaggio decisivo: la velocità. Questi scafi così leggeri e flessibili planano sull'acqua, sfruttando lo stesso principio dei moderni motoscafi. Sollevano con la prua un cuscinetto d'acqua che permette loro di viaggiare a grande velocità. E con la velocità aumenta la stabilità. Repliche della Gokstad hanno superato i 16 nodi, che è molto per un veliero. Una scoperta che ha dell'incredibile. Più di 1000 anni fa, i vichinghi avevano navi che volavano letteralmente sull'acqua, come idrovolanti. Dovevano raggiungere velocità sbalorditive per l'epoca. Nella vasca del laboratorio dell'Università di Southampton, in Inghilterra, mettiamo alla prova questa teoria. All'incastellatura scorrevole è fissato un modello della Gokstad. Gli esperti sono scettici sulla possibilità che il vascello originale potesse raggiungere i 16 nodi. Pensano che lo scafo sarebbe stato travolto dalle onde sollevate, affondando miseramente. Pertanto testeranno il modello a una velocità massima di 13 nodi. Le onde nella vasca sono regolate su una frequenza media di 1 ogni 4 secondi, condizioni ottimali nel Mare del Nord. Appena il modello raggiunge la velocità fissata, accade qualcosa di sorprendente. La prua si solleva letteralmente sulle onde. Il modello ha dimostrato di reggere benissimo le alte velocità e proprio in virtù della concezione dello scafo. Ma qualunque sia la forma dello scafo, ogni nave produce turbolenza e trascinamento nell'acqua. Per mantenere queste velocità, i vichinghi dovevano ridurre al minimo la resistenza. Ma come? La Gokstad ci offre un indizio decisivo. Le tavole dello scafo sono sovrapposte. È chiamata appunto costruzione a fasciame sovrapposto, una tecnica non insolita per l'epoca, ma che fornisce una chiave di soluzione. Per dimostrarlo seguiremo in mare aperto una replica a dimensioni reali della nave vichinga. Con l'aumentare della velocità, il fasciame sovrapposto drena aria sotto lo scafo, creando un cuscinetto tra la chiglia e la superficie dell'acqua, riducendo così resistenza e turbolenza. Per alcuni esperti era la particolare combinazione di materiali e forma della chiglia a determinare la velocità delle navi vichinghe. Le navi non fendevano le onde come i vascelli moderni, ma le cavalcavano. In parte dipende dal fasciame sovrapposto, che crea un cuscinetto d'aria, e in parte dalla forma dello scafo. Ma come giunsero i vichinghi a realizzare questi capolavori di tecnica navale? Nei cantieri di Roskilde, in Danimarca, un team di archeologi e ingegneri sta costruendo una replica di una nave lunga impiegando le stesse tecniche e materiali a disposizione dei vichinghi più di 1000 anni fa. Un fantastico esempio di ingegneria d'epoca che forse svelerà i segreti della flotta vichinga. Una delle scoperte più sorprendenti sulle loro tecniche di costruzione navale è l'approfondita conoscenza che avevano dei materiali. Lo scafo è formato da travi di quercia lunghe 16 metri l'una, solide ma così elastiche che il legno vibra costantemente sotto il cesello del carpentiere. Questo particolare elemento è chiamato trincarino. Copre tutta la lunghezza del natante fissando alberatura e fasciame. Questo pezzo è ricavato da un unico tronco e misura 16 metri. Proprio queste caratteristiche garantiscono un'ottima qualità, al punto che può piegarsi molto senza spezzarsi. Ora vi faccio vedere. Tenendo fissa un'estremità, posso farlo piegare di almeno un metro.
abbastanza leggero da poter essere sollevato da un solo uomo, il trincarino di legno si piega fino a 14 gradi. È importante perché l'intera struttura resiste alla forza del mare solo grazie alla sua elasticità. E così l'intero scafo. Una tale elasticità può essere ottenuta in un solo modo, ricavando la singola trave da un unico imponente tronco. A tal fine si inseriscono cunei nel legno sfruttandone le venature naturali, una tecnica chiamata spaccatura. Per questo tipo di navi la spaccatura del legno è molto più utile di una sega circolare. I denti tagliano la venatura del legno, i cunei la assecondano, permettendo al legno di conservare la sua resistenza naturale. Spaccando il legno con i cunei, invece di segarlo, possiamo seguire le fibre naturali dell'albero. Lo apriamo secondo la venatura. Con il cuneo non si separano le fibre e il legno conserva la sua resistenza. Questi metodi rivelano fino a che punto i vichinghi sapessero sfruttare le risorse a loro disposizione. Avevano capito che la natura aveva fornito loro i mezzi per diventare i più grandi costruttori di navi di quell'epoca. Ma la velocità non è tutto. Le navi vichinghe erano rinomate per la capacità di colpire ovunque, apparentemente a piacimento. Questo significa una sola cosa: non erano solo veloci, ma anche estremamente manovrabili. Da cosa nasceva tanta versatilità? Queste misteriose tavole di pietra hanno più di 1000 anni. Sono state ritrovate sull'isola svedese di Gotland, nel Mar Baltico. Costituiscono l'unica raffigurazione di navi vichinghe a vele spiegate risalenti alla stessa epoca. L'immagine scolpita su questa pietra è molto importante per noi archeologi, perché raffigura nel dettaglio delle navi vichinghe. Non esistono altre raffigurazioni così precise di queste navi. Le vele sono quadre. Il motivo reticolare rappresenta probabilmente un tipo di sartiame elaborato. Gli uomini che reggono le cime indicano un'indubbia capacità di manovra. Si vede che ogni uomo a bordo regge il capo di una cima e manovra la vela in modo che possa prendere facilmente il vento a favore. È la prova che i vichinghi potevano sfruttare ogni cambio di vento e virare rapidamente in qualsiasi direzione. L'esatta composizione del sartiame delle navi vichinghe rimane ignota. Nessuna nave è giunta fino a noi completa di vele. Ma qualcosa è rimasto. Un frammento di tela da vele identificabile dall'occhiello in cui un tempo passava il canapo. Ma la caratteristica più sorprendente è il materiale. Le vele moderne sono fatte di canapa o materiali sintetici. Nel Medioevo si usava il lino. Ma questo frammento rivela che i vichinghi tessevano le loro vele con un materiale diverso: la lana. Perché? Amy Lightfoot è un'esperta di antichi tessuti. Il suo laboratorio tessile, dove si lavora secondo le tecniche tradizionali scandinave, ha prodotto tela da vele per 3 repliche di navi vichinghe. Eccola qui, è una delle nostre vele di lana, uno dei 3 progetti più impegnativi degli ultimi anni. È una vela molto grande, così non potete apprezzarla, ma è stata progettata per la navigazione oceanica e ha richiesto moltissimo lavoro. Lavorando a questa vela, la Lightfoot ha scoperto uno dei vantaggi dell'uso della lana. Il principale pregio di una vela di lana è che può essere tenuta su anche con vento molto forte. Per elasticità è superiore a qualsiasi altra fibra. Ha un'enorme capacità di mantenere la forma. Anche se il vento la gonfia, non si deformerà. Elasticità a parte, la lana ha comunque il grosso difetto di assorbire acqua. Ma non questa. La vela tessuta per questa nave lunga è altamente impermeabile.
Il genio dei vichinghi brillava anche nella